tormentato da una deformazione di immagine che qualcuno ha voluto introdurre su di me. Questa storia mi amareggia profondamente, soprattutto per i tanti vili che non hanno avuto il coraggio di smentirla pubblicamente, sapendo che è falsa. È stato un vero tormentone, la pensione d'oro di Giuliano Amato, che oggi, come accade puntualmente dal 2006 in poi, viene dato tra i possibili candidati al Quirinale. Ma quanto prende davvero di pensione Amato? Adesso nulla. Vi ha infatti rinunciato in favore dello stipendio da giudice costituzionale. Lo documenta questa lettera con cui l'INPS gli comunica l'avvenuta sospensione a partire dalla rata di ottobre 2013. Ma andiamo con ordine. Nel 2011 circolarono sui giornali cifre da capogiro sulla pensione del dottor Sottile, addirittura 31.000 euro al mese. Lei con quella domanda fa apparire un cumulatore di prebende l'unico ex parlamentare italiano che ha rinunciato al vitalizio. Amato, entrato in Parlamento nel 1983 a 45 anni, percepiva in realtà una pensione lorda di 22.000 euro al mese, al netto circa 11.500 euro. Alta, certo, ma non come si favoleggiava, visto che il vitalizio, 9.000 euro lordi, circa 5.000 netti, ogni mese veniva devoluto in beneficenza. Destinataria sappiamo esserne con certezza la comunità di Sant'Egidio. Lei è disposto a ridursela la pensione, a Ecco, fare qualche sacrificio? quando mi viene detto sei disposto a ridursela, a ridurmela, non capisco la domanda perché non ho il potere di ridurmela. Nominato giudice costituzionale, Amato ha chiesto la sospensione della pensione. Un nobile gesto? In parte. La pensione gli venne sospesa per una legge del 1953 che vieta ai giudici della consulta di percepire ogni altro introito. Ma il divieto di fatto non è assoluto, perché una legge del 1968 autorizzò il cumulo tra pensione e stipendio per i lavoratori e il Consiglio di Stato diede parere favorevole al cumulo anche per i giudici costituzionali. Grazie a questa interpretazione, altri giudici della consulta, nonostante l'autostipendio di oltre 450.000 euro l'anno, continuano a incassare anche la pensione. Tra questi, almeno fino allo scorso aprile, c'erano l'attuale presidente Alessandro Criscuolo e il vicepresidente Giorgio Lattanzi, ma anche i consiglieri Mario Rosario Morelli e un altro dei candidati al Quirinale, Sergio Mattarella. A rinunciare invece Paolo Grossi e appunto Giuliano Amato, che, perso il vitalizio, ci risulta continui a versare in beneficenza una quota di stipendio. Tra i paperoni di Stato è, insomma, quasi un paperino.